del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Tutti amo con la tua volontà, vieni di nuova volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Mio Signore, vengo a te a deporre ai tuoi piedi il mio volere. Voglio darti l'amore e l'onore, la soddisfazione completa. Conoscerti per tutti, mio Signore, mio Dio, ti do nel mio volere, mio Re. Dammi il regno del Fiat Supremo, mio Dio, ti do nel mio volere. Dal Libro di Cielo, volume 10, capitolo 33, 14 ottobre 1911. Il mio sempre amabile Gesù si faceva vedere che voleva prendere sonno dentro di me ed io, distraendolo, gli ho detto: Gesù, che fate? Non è tempo di dormire, i tempi sono tristi e ci vuole molta veglia. Che vuoi, far succedere oggi qualche cosa di grave? E Gesù: lasciami dormire che ne sento tutto il bisogno e tu riposa con me. Ed io: no, Signore, tu soffri tanto e ti è necessario riposo, io no. E lui: ed allora io dormo e tu tieniti il peso del mondo, vedrai se lo farai. Ed io: certo che da me non ce la farò, ma insieme con te sì. Del resto non è l'amore per te più del riposo? Io voglio amarti assai, assai, ma col tuo amore, per poterti dare l'amore di tutti. Con l'amore ti lenirò ogni dolore, ti farò dimenticare tutti i dispiaceri, supplirò tutto ciò che le creature dovrebbero. Non è vero, Gesù? E lui: è proprio vero quello che tu dici, ma l'amore è anche giusto. Oh, quanto è scarso il numero di quelli che fondono la loro vita tutta nell'amore. Ti raccomando, figlia mia, fa conoscere a tutti quelli che puoi che il tutto sta nell'amore, la necessità dell'amore, e che tutto ciò che non è amore siano anche cose sante, invece di farli camminare innanzi, li fanno andare indietro. Sia la tua missione di insegnare la vera vita d'amore, dove c'è tutto il bello delle creature e tutto il più bello che mi possono dare. Ed io: quanto ci vuole per far loro comprendere ciò? A certuni pare stranezza che il tutto sta nell'amore e che amando l'amore assume l'impegno di farle simile a te che sei tutto amore. Ma del resto farò quanto posso. Ora vedevo Gesù che voleva ritirarsi ed io: non mi lasciare, ora che stiamo discorrendo d'amore vuoi ritirarti? Come? L'amore ti piace tanto, ma dopo poco è scomparso.
capitolo 34, 15 ottobre 1911. Questa mattina il benedetto Gesù si faceva vedere bruciante d'amore. L'alito che gli usciva era tanto infuocato che pareva che fosse bastante a bruciare tutti d'amore, se lo volessero. Onde io gli ho detto: Gesù, mio amore, com'è bruciante il tuo alito. Brucia tutti, dà amore a tutti, specie a quelli che lo vogliono. E lui: brucia tu tutti quelli che si avvicinano a te. Ed io: e come posso bruciarli se non sono bruciata io? In questo mentre pareva che voleva parlare di castighi, ed io: vuoi fare proprio l'impertinente, per ora no, poi si penserà. Quindi pareva che i santi pregavano il mio dolce Gesù che mi potessero portare insieme con loro al cielo, ed io: vedi Gesù come sono buoni i santi che mi vogliono portare con loro, tu no, no che non sei buono, ma non sei buono con me, perché non mi porti. Come tutti sono crudeli, crudeltà maggiore non si può dare, più di questa che mi vogliono tenere legata alla terra. E Gesù si è ritirato, lasciandomi brutta, brutta. Capitolo 36, 17 ottobre 1911. Il mio dolcissimo Gesù pare che è venuto un po' più del solito. Pareva che teneva la corona di spine, ed io togliendola l'ho conficcata nella mia testa. Ma dopo poco, guardando Gesù, lo vedevo di nuovo coronato di spine. E Gesù: vedi, figlia mia, come mi offendono. Una me ne è levata e un'altra mi hanno tessuto. Non mi lasciano mai libero, continuamente mi tessono corone di spine. Ed io di nuovo gliel'ho tolta, e Gesù, compiacendosi, si è avvicinato alla mia bocca ed ha versato un po' di liquore dolcissimo. Ed io: Gesù, che fate? Voi state pieno di amarezze e da me versate le dolcezze. Questo non conviene. E Gesù: lasciami fare a me, anche tu avevi bisogno di essere rinfrancata, anzi voglio che prenda un po' di riposo nel mio cuore. Oh, come si stava bene. Poi mi ha messo fuori, ed io: perché mi metti fuori? Stavo così bene nel tuo cuore, com'era bello. E Gesù: quando ti tengo dentro di me, ti godo io solo. Quando ti metto fuori, ti godono tutti. E tu puoi prendere la difesa dei tuoi fratelli, puoi perorare, puoi farli risparmiare. Tanto è vero che i santi dicono che io contento più te che loro, che prendo più gusto del tuo amore che del loro. Ed io dico loro che ciò lo faccio con amore e con giustizia, perché con te posso dividere le mie pene, con loro no. Tu, essendo viatrice, puoi prendere le pene altrui e le mie sopra di te, e con ciò hai la forza di disarmarmi, meno che io non lo volessi, come ieri che ti legai forte forte le braccia per non farti opporre al mio volere, mentre loro queste armi non le hanno più in loro potere, tanto che quando devo flagellare, da te mi nascondo, che me ne puoi fare qualcuna, ma da loro no. Ed io: certo, certo, Gesù, che devi prendere più contento del mio amore che del loro, perché il loro amore è di comprensori, ti vedono, ti godono continuamente, sono assorbiti nel tuo santissimo e divino volere, tutti si sono sperduti in te. Che granché è il loro amore ricevendo vita continua da te, mentre io, poveretta, le sole tue privazioni mi danno morte continua. E Gesù: povera figlia mia, hai ragione. Bene, dobbiamo considerare che stiamo a oltre metà del decimo volume. Ci sono stati dei capitoli in cui Gesù affronta dei temi che tra l'altro non sono molto adatti alla meditazione, che abbiamo già avuto modo, ecco, di meditare, che qui ha soltanto accennato un po' en passant, no? Quali sono quelli dei flagelli e dei castighi. Però si noterà come in queste ultime meditazioni, specialmente del volume decimo, il tema dell'amore ricorre a ritmi incalzanti, ecco, martellanti, si potrebbe quasi dire, ovviamente in senso positivo. E noi sappiamo che questo volume è, diciamo, quello che tradizionalmente, convenzionalmente, chiude un po' il ciclo preparatorio, ecco. Come ci si prepara a vivere nel Fiat Supremo, volge al termine, perché poi dall'undicesimo volume in poi, l'undicesimo volume è veramente una bomba atomica, uno spettacolo, si comincia proprio a parlare quasi sempre, quasi esclusivamente di vita nella Divina Volontà e dei prodigi che è questo mondo. Quindi sembra
quasi come se Gesù, ecco, volendo ormai quasi terminare anche la preparazione di Luisa, no? Teniamo presente che Luisa è nata nel 1865, qui stiamo nel 1911. Lei sempre affermava che è dal 46esimo anno di vita che comincia a vivere nella divina volontà. Dal 1865 al 1900 ci sono 35 anni, da 1900 a 1911 ce ne sono altri 11, totale 46. Ecco, quindi ormai queste sono le ultime pennellate che Gesù dà prima di questo salto un po' di qualità. E non può essere certamente casuale, perché Gesù sa quello che fa, che insista tanto, ecco, nel voler completare questo quadro preparatorio sull'amore verso di lui. Il titolo del primo capitolo, generalmente i titoli non li leggo perché i titoli sono stati convenzionalmente dati da autori o traduttori, non da Luisa stessa, insomma, no? Quindi poi ognuno di noi, vuol dire anche un pochino libero di, cogliendo i punti fondamentali, reinterpretare anche il titolo, no? Ma questo titolo riprende un'espressione di Gesù ed è un titolo assai eloquente: il tutto sta nell'amore. E quanto è scarso il numero di quelli che fondono la loro vita tutta nell'amore. Ecco, qui Luisa capisce, insomma, che Gesù è afflitto, come sovente accade, ecco, dal moltiplicarsi dei peccati del mondo, e si propone di consolarlo, come lo si consola, con l'amore. Con l'amore ti lenirò ogni dolore, ti farò dimenticare tutti i dispiaceri, supplirò tutto ciò che le creature dovrebbero. Ecco, noi quando sentiamo questa Santa donna, ecco, esprimersi in questo modo, nella meditazione è chiaro che dobbiamo confrontarci con queste frasi. Noi diremmo queste cose a Gesù, le abbiamo mai dette? Saremmo disposti, insomma, a dirle non come flatus vocis, quindi come dare fiato ad una bocca che si apre e dice qualcosa che poi si perde nel vento, ma a dirlo e poi ad agire di conseguenza. Dobbiamo chiedercelo, ecco, perché la quintessenza della vita nella divina volontà è vita di amore. E vita di amore, ricordiamolo sempre, nell'orizzonte sponsale. Ecco, un amore che polarizza, ecco, tutto il nostro essere. Gesù si lamenta, dice: è proprio vero quello che tu dici, ma quanto è scarso il numero di quelli che fondano la loro vita tutta nell'amore. E poi esorta, questa è un'esortazione che fa Luisa, ma insomma, chiaramente, come sacerdote personalmente, insomma, io che ho la missione di parlare, insomma, di Gesù, di farlo conoscere, sentire dire, fa conoscere a tutti quelli che puoi che il tutto sta nell'amore, la necessità dell'amore. E attenzione che tutto ciò che non è amore siano anche cose sante, invece di farli camminare innanzi, li fanno andare indietro. Quindi, ecco, quest'asse dell'amore di Gesù, l'amore autentico di Gesù, no? Che significa agire appunto per amore suo, e agire cercando per quanto possibile nella singola situazione di fare quello che farebbe lui. Ecco. Sia la tua missione insegnare la vera vita d'amore dove c'è tutto il bello delle creature e tutto il più bello che mi possono dare. In realtà poi questo capitolo, diciamo che si aggancia all'ultimo, che è molto edificante, adesso faremo una piccola parentesi sul secondo, dove c'è un chiarissimo riferimento alla vita del cielo. Questo è un libro di cielo, noi
Sappiamo che la vita nella divina volontà si riassume nel riaprire le porte dell'Eden, ma l'Eden è il paradiso terrestre. Cosa fanno nel paradiso celeste? Nel paradiso celeste certamente fanno la divina volontà, ma qual è la realtà stabile che vivono senza intermittenze e senza interruzioni? Comprensori si chiamano così, abbiamo sentito questo termine tecnico teologico che anche Luisa usa, no? Amano godendo ininterrottamente, amano e chiaramente sperimentano le delizie senza fine dell'ininterrotto amore divino, senza più poter in nessun modo conoscere la benché minima pena di nessun tipo, come si comprende anche poi dal dialogo che fanno Luisa e Gesù. Dice ancora Luisa nel secondo capitoletto che Gesù le fa vedere come un cuore si faceva vedere bruciante d'amore, con un alito infuocato. Ecco, sentendo questa espressione, è stato già oggetto di citazioni, perché la sua dottrina presenta vari punti di contatto, insomma, almeno con alcuni aspetti della vita del Divin Volere. Sentire questa espressione fa pensare a Santa Teresa di Gesù Bambino, no? Quando scrive in quella memorabile pagina di Storia dell'Anima, dice: compresi che la Chiesa ha un cuore bruciato dall'amore, e che se questo cuore avesse cessato di battere e di bruciare d'amore, i martiri non avrebbero più dato il sangue, gli apostoli non avrebbero più predicato, e i santi non avrebbero più vissuto le virtù eroiche. E lei quindi poi trovò tutta contenta la sua vocazione, quella di mettersi nel cuore della Chiesa per essere l'amore, e dice: sta essendo l'amore sarò tutto, perché anche se non andò, se non verserò il sangue, lo verserò nel martirio quotidiano, con l'immolazione dell'amore, anche se non predicherò con la voce, predicherò incessantemente, ecco, toccando, quindi bussando sui cuori degli uomini attraverso la mia immolazione, nella preghiera, nella penitenza, eccetera eccetera. Come... quindi non si può neanche fare a meno di pensare, ecco, credo che anche questo sia stato già oggetto di qualche esempio durante questa ampia prima rassegna di meditazione a San Filippo Neri. San Filippo Neri veramente gli prendeva fuoco il cuore. A Roma, a Chiesa Nuova, io le ho viste con gli occhi, adesso non so se le hanno tolte, insomma, con questi... manie recenti di togliere un po' le cose troppo impressionanti e appariscenti dalla pubblica venerazione, ma io una quindicina d'anni fa, quando andai a visitare il seminario Chiesa Nuova, vidi la camicia bianca di San Filippo Neri, che all'altezza del cuore c'aveva un buco circondato da un alone nero, come se uno l'avesse preso quel pezzo di camicia e gli avesse dato fuoco, perché a San Filippo Neri gli prendevano fuoco le camicie, appunto, arso dall'amore di Gesù. San Filippo Neri, quando celebrava la messa, insomma, si racconta che per fare la comunione ci metteva circa un'ora e mezza, perché quando beveva il calice sentiva, a proposito del liquido che sente poi anche Luisa, no? Sentiva la specie del vino tramutarsi in sangue, ma chiaramente non un sangue come il sangue, insomma, sì che te simplicita il nostro, no? Insomma, avere il sangue, proprio sangue, è un'esperienza un po', come dire, macabra, mi verrebbe, insomma, da dire, no? Fa pensare a delle cose, ma sentiva certamente il sapore del sangue, ma di una dolcezza e di un sapore non terreno, no? E San Filippo Neri gli trovarono, quando è morto, le costole nella zona del cuore spostate, quindi, non c'è, quindi in qualcuno non è stata una metafora, ecco, questo essere bruciato dall'amore, è stata una realtà certamente soprannaturale, no? E tu dici: ma come faccio? Ecco. Oggi è giovedì, ecco, abbiamo terminato qui da poco le ore sante sul Cantico dei Cantici, no? C'è un'espressione che
La liturgia della Chiesa applica la Madonna, no? Che poi ha dato anche vita a quelle immagini, sia scultoree come a Loreto, che dipinte come a Częstochowa, sono le più famose delle Madonne nere. Dice, oh, mamma mia, come c'è una Madonna nera, ma che c'ha? Bruna sono ma bella, si legge nel Cantico dei Cantici. Non andate a chiedervi come mai che sono bruna, perché mi ha abbronzato il sole. Ecco, espressione che fa anche bellissima, come mai che la Madonna era tutta amore? Perché se andò a prendere il sole, si è messa al sole di Gesù. I mondani vanno alle spiagge, d'accordo? Noi dov'è che andiamo a prendere il sole? In senso chiaramente metaforico, ecco. Davanti a Gesù Eucaristia, davanti ai tabernacoli, ecco. Davanti ai tabernacoli immaginiamo che stiamo al sole con l'ombrellone aperto, che il tabernacolo è chiuso. Quando Gesù è esposto stiamo proprio al sole, proprio al sole. E quando facciamo la comunione, il sole di Gesù entra dentro di noi, quindi cioè un'intensa vita eucaristica, chiaramente vita eucaristica non altalenante, non a singhiozzi, non a periodi. Ieri c'era una bellissima parabola del seminatore durante la Santa Messa, che è importantissima, no? Una delle cause di mancata fruttificazione dei semi celesti è l'incostanza, il seme seminato sulla roccia. Ascoltano, accolgono con gioia, ma sono incostanti. E quindi quando sopravviene qualche difficoltà, qualche problema, ecco, dimenticano tutti i buoni propositi e buonanotte. Così chiaramente. Anche per farsi una bella abbronzatura, non basta che tu vai al mare un giorno. Quelli che sono fissati con queste cose qui si mettono come le lucertole, le giornate intere, le settimane intere, se vanno dal 1 di giugno al 30 di settembre, non ne passano uno, insomma, di giorno, no? Ecco. Questo per chi si sentisse, dice, ma io non lo sento l'amore di Gesù. E vatti a mettere al sole se non lo senti l'amore di Gesù. L'amore di Gesù lo riceviamo da Lui, perché nessuno, come dice San Giovanni, non siamo stati noi ad amare Lui, ma è Lui che ha amato noi. E quindi devi metterti anzitutto, questo è un altro punto fondamentale della vita, nella Divina Volontà, nelle occasioni di farti toccare dall'amore. Questo viene dall'ascolto della parola, dalla lettura dei libri di cielo, da tante altre cose edificanti, ma noi abbiamo soprattutto il tesoro dell'Eucaristia, quello è il sole vivo che splende. Per cui chi fa questo con costanza e con perseveranza non può, ecco, rimanere un pezzo di ghiaccio. Non è possibile, perché si abbronzerà. E, oltre che abbronzarsi, se stai vicino al fuoco, ti accenderai. Ecco. L'unica cosa che dobbiamo fare attenzione è portare nel fuoco la legna, perché brucia la legna, e non le pietre. Perché se tu butti una pietra dentro il camino, la pietra non prende fuoco, la legna sì. E questo è tutto quanto il lavorio continuo interiore che noi facciamo appunto per disporre anche la nostra anima a essere presa, ecco, dall'amore di Gesù. Questo Gesù ce lo ricorda dicendo: attenzione che anche le cose sante che fai, vedi di farle con amore e per amore, altrimenti non solo che non servono a niente, ma anziché farti andare avanti, ti fanno andare indietro. Parla di opere buone, attenzione, quindi questo è un tema su cui noi dobbiamo fare l'esame di coscienza personalizzato, pensando alle opere buone che noi facciamo, andando sempre a vedere perché e per chi le facciamo. Ecco, poi c'è l'ultimo capitoletto, che è molto edificante, perché di nuovo siamo sempre nell'orizzonte dell'amore, no? Ecco, qui abbiamo due ormai ben note esperienze straordinarie di Luisa, la prima dolorosa, che prende la corona di spine di Gesù, gliela toglie e la mette nella testa sua, insomma, queste sono. Ecco. E poi Gesù, a cui subito si riforma in testa un'altra corona, quindi. Ed è una frase, insomma, che lascia pensare quella che dice: una me l'ha levata, un'altra me l'hanno tessuta, non mi lasciano mai libero, continuamente mi tessono corone di spine. E poi le dà questo, appunto, questo segno di consolazione, che è il versamento del liquore dolcissimo. Noi sappiamo che Luisa Piccarreta ci dà
conto, soprattutto nei primi volumi, ecco, di questa doppia esperienza soprannaturale, no? Di quando Gesù gli versa i liquori dolcissimi, un po' simili a quello che abbiamo visto con San Filippo Neri, e invece altre volte gli versa liquidi amarissimi. Anche qui abbiamo il libro dell'Apocalisse, no? San Giovanni, quando gli dicono mangia il rotolo, dice sì, e alla bocca era dolcissimo, ma poi mi riempì di amarezza le viscere, no? Quindi sono i dolori, sono l'esperienza soprannaturale, dei dolori grandi, insomma, che Gesù ha soprattutto vissuto sulla terra e che gli causano in una maniera misteriosamente, in qualche modo, tuttora possiamo pensare reale, anche se non capiamo bene come, i peccati degli uomini. E poi c'è questo grazioso dialogo con cui chiudiamo, dove Gesù si spiega le grandi chance che noi abbiamo fino a quando siamo sul pianeta Terra. Essere viatori, come siamo noi, sappiamo che c'è in teologia, sono viatori coloro che appunto sono per via, quindi stanno camminando sulla terra verso la patria. Sono comprensori coloro che hanno raggiunto il fine ultimo per cui sono stati creati, e quindi comprendono, quindi sono compresi nella vortice dell'amore di Dio, e quindi godono la visione beatifica e la gloria accidentale ad essa connessa. I santi sono immersi nell'amore di Dio, d'accordo? Quindi in una maniera che è assolutamente imparagonabile con qualunque altra realtà, no? Dice, pure i santi dicono che io contento più te che loro e che prendo più gusto del tuo amore che del loro. E Gesù dice, non è del tutto ballerina questa idea, perché io con te posso dividere le mie pene, con loro no. Ed ecco, insomma, anche tutta quanta la, chiamiamola dottrina cristiana, sulla sofferenza, sul dolore, sulla croce. Lungi da noi che ci sia nella nostra vita quello che si chiama il dolore sprecato, perché il dolore non è di per sé cosa buona né salvifica, anzi Dio non l'avrebbe neanche voluto se fosse dipeso da Lui. Ma il dolore salvifico è quello che viene abbracciato con amore e per amore di Gesù e a Lui offerto in tutte le sue dimensioni, fosse anche la più piccola pena o fastidio. Quello è dolore che diventa moneta per il paradiso e ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, dice San Paolo. Il momentaneo leggero peso della tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché quelle visibili sono di un momento, quelle invisibili sono eterne. Quindi, essendo viatrice, puoi prendere le pene altrui e le mie sopra di te. E con ciò hai la forza di disarmarmi, meno che io non lo volessi. Questo termine disarmare fa subito pensare a chi conosce Luisa, alla preghiera che Gesù fa in croce, no? Immerso in tutte quante le sue pene, e fa quella splendida, lunga ma veramente straordinaria preghiera, appunto per disarmare la divina giustizia, no? E questo noi possiamo farlo, e questo Gesù cerca anime che lo facciano. Quindi noi non siamo scioccamente masochisti che ci piace soffrire perché siamo malati di mente, perché il masochismo è una malattia della mente. Chi gode nel soffrire è malato. No, noi non godiamo nel soffrire, noi soffriamo quando soffriamo, e se ne potesse fare a meno ne faremmo volentieri a meno, ma siccome sappiamo che questa è salvezza per noi e per gli altri, perché la sofferenza vissuta con amore, come ha fatto Gesù, noi sappiamo che è la fucina dove si distruggono, si spolverizzano i peccati, nostri e altrui, non c'è altro sistema, è la macchina di distruzione del peccato, così come il peccato è la macchina della produzione del male. E quindi questi si abbracciano volentieri, cioè una persona che è illuminata dalla fede abbraccia veramente, non è che è
contento, d'accordo? È contento soprannaturalmente, perché comunque la sofferenza è sempre sofferenza, d'accordo? Ecco, però offerta e vissuta con Gesù e in Gesù e per amore di Gesù diventa anche questa dolcissima, no? E Luisa conclude menzionando una sua sofferenza, diciamo così, particolare. Questa la può vivere lui, insomma, la può vivere lei, insomma, noi possiamo soltanto immaginarcela. Solo le tue privazioni mi danno morte continua, no? Quindi non è un grande amore quello dei santi, in un certo senso dice il vero, perché ricevono vita continua da te, sono assorbiti sempre nel tuo santissimo e divino volere, ti sono sperduto in te, ma invece noi qui non viviamo così, cioè, quindi lo stare costantemente fusi con la divina volontà, con Gesù, eccetera, richiede da parte nostra un esercizio soave, un esercizio pacifico, non ansioso, non, però un esercizio, cioè una vigilanza. Io non posso vivere, come dire, così, come capita, alla giornata, allo stato brado, quindi senza interiorità, senza vigilanza sulle nostre passioni, sui nostri pensieri, sui nostri desideri, sui nostri fini. Quindi, ecco, però quando questo si vive anche qui e anche nella sofferenza un piccolo anticipo di cielo, insomma, cioè sarebbe anche qui molto bello che Gesù, cioè, come sarebbe molto bello dire a Gesù: ti farò dimenticare tutti i dispiaceri. Sarebbe anche molto bello, insomma, sentirsi dire da Gesù che guarda che prendo più gusto dal tuo amore che dall'amore, non lo so, di oggi che è San Giovanni Bosco, oggi. Ecco, prendo più gusto anche di quello di San Giovanni Bosco, perché San Giovanni Bosco certamente ha sofferto tanto quando era sulla terra, ma ora non lo può fare più, e quindi nell'istante attuale del nostro tempo con te posso dividere le mie pene, ma con i grandi santi del cielo non più. E quindi, ecco, diciamo per accidenza, nel momento presente, prendo più gusto del tuo amore che dell'oro. Ecco, perché il nostro amore può essere condito con il sale, ecco, del dolore non sprecato. Ricordiamo questa espressione, dolore non sprecato, perché ogni minima, ecco, anche una puntura di zanzara, insomma, ecco, sofferta e offerta con amore a Gesù, non perderà la sua ricompensa dopo e non mancherà di produrre effetti consolanti sul cuore di Gesù e santificanti sulle anime dei nostri fratelli qui e adesso. Tutto sta nell'amore, Santa Vergine Maria. Abbiamo ricordato durante la meditazione anche quella che è stata la tua esperienza. Ecco. Bruna, sono ma bella, mi ha abbronzato il sole. Ecco, il segreto, ecco, della vita nella Divina Volontà sta proprio in questo, nello stare, ecco, continuamente davanti a Gesù, soprattutto, che se non solo, nell'Eucaristia, per ricevere da Lui la sua stessa capacità di amarlo e di riamarlo e di vivere ininterrottamente nell'amore. Questo è il segreto anche della tua inimitabile, straordinaria santità, un amore che è stato portato a vertici non sondabili, certamente non da noi poveri mortali, ma personalmente penso nemmeno dalle più alte intelligenze angeliche, per i vertici che ha raggiunto. Aiutaci a ricordare bene queste cose, a essere sempre attenti e vigilanti sul nostro cuore
e anche a fare in modo che la nostra testimonianza, e nel nostro piccolo o nel grande, a seconda di dove ci ha posto il Signore, il nostro insegnamento, quello che noi facciamo vedere e diciamo di Gesù, sia conforme a quello che Lui vuole, che tutto sta nell'amore e che l'amore è l'unica cosa necessaria e che tutto ciò che non è fatto con amore, anche le cose più sante, non solo che non valgono niente, ma ci fanno tornare indietro. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.